Allora, dal 29 agosto parte la kermesse culturale L'ultima luna d'estate. Qual è il successo di questi 22 anni? Il fatto di avere coniugato una proposta culturale e artistica di alta qualità con un territorio che all'esterno non è conosciuto così bene come da noi, ma che invece è molto bello, molto ricco, e quindi riusciamo a far venire le persone in queste belle serate di fine estate, in luoghi particolarmente affascinanti, a vedere spettacoli non solo divertenti, ma che fanno anche riflettere su tematiche di attualità. Ecco, appunto, quest'anno il tema è l'esilio. Come mai è stata fatta questa scelta? Tutti gli anni cerchiamo un tema che possa dialogare con appunto la nostra contemporaneità e quindi quest'anno abbiamo pensato all'esilio in quanto vediamo che i movimenti non solo dei migranti ma anche dei cervelli in fuga piuttosto che di persone che non trovano una collocazione nella situazione che vivono possa essere un tema che sia particolarmente stimolante per chiamare appunto di artisti che hanno dei titoli che hanno a che fare con questa tematica, che è appunto il palinsesto di questa serie. C'è però una novità quest'anno che è il coinvolgimento delle compagnie teatrali under 30, giusto? Sì, abbiamo ideato una sezione che si chiama Luna Crescente, che ospiterà tre compagnie under 30 e che presenteranno nella serata dell'1 settembre dei trailer di 20 minuti di un loro spettacolo già compiuto nella sua completezza. Il pubblico poi sceglierà tra questi tre quello preferito e più gradito dagli spettatori e che parteciperà all'edizione 2020 dell'Ultima Luna d'Estate con la versione completa dello spettacolo. Abbiamo fatto un bando per cercare compagnie emergenti che volessero presentare il loro lavoro nel nostro festival. Grazie.